fa tardi che mia moglie mi sta aspettando. Ha combinato con certe amiche su di andare a teatro. Tu sai, quella non resiste una sera in casa, io la devo accompagnare. Se vuoi venire pure tu. No. Beh, fai presto, va. Va. Parlare perché mio cognato ci sorveglia. Capisci subito, sa, ho provveduto a tutto, automobili, valore, denaro, tutto. Vado a mettere un pallettoncino e torna subito qua. Alfred. Va, Marie. Sì. Va. Fermati, dà già parlare. Mamma mia, cuore. Madonna mia, non mi facete morire. Aiutami. Mi ho inventato la partenza, sperando che finalmente ti avrei rivisto. Lo sapevo che non mi avresti abbandonato. Quando venni in questa casa mi dissero che c'erano i fantasmi, ma io non ci volevo credere. E ti chiedo perdono, perché... Mo sì, mo ci credo perché ti vedo, ti parlo. E dal momento che posso credere in qualche cosa mi sento forte. E la forza mi dà fiducia, mi dà speranza. La casa, me la dettero gratis per accreditarla. Io non dissi niente a mia moglie per non spaventarla. Tu infatti ti facesti vedere da me, ma da lei no. In seguito mi hai aiutato, mi hai messo sulla casa. Soldi quanti ne volevo, poi da un momento all'altro sei sparito, non ti sei fatto più vedere. Aiutami. Aiutami. Tu mi hai messo su un piede di vita che io da solo non posso sostenere. Aiutami. Tu sei un'anima buona e mi può capire. Non ho mai potuto regalare a mia moglie un anello, un bracciale, nemmeno nel giorno della sua festa. Io non sono mai riuscito a mettere insieme i soldi, non so, per portarli in villeggiatura, ai bagni. Certe volte le ho dovuto negare un paio di calze. E se tu sapessi quanto è doloroso nascondere la propria umiliazione alla propria donna, così, con una risata, con una barzelletta. Il lavoro onesto è doloroso, è misero, e non sempre si trova, e allora l'ha perdo ogni giorno di più. E non la posso perdere, perché Maria è la vita mia. E tu capisci che io non ho il coraggio di dirglielo, non ho il coraggio, perché il coraggio te lo dà il denaro. E senza denaro si diventa timidi, paurosi, senza denaro si diventa carogne, aperto. Eh sì, perché a un certo punto il bene, l'amore, qualunque amore per qualunque donna, santi nomi, deve pure trasformarsi in un oggetto d'oro, in un vestito bello, in biancheria di seta vera, perché sennò finisce l'amore, sai, si disperde. Diventa rassegnazione e il benessere è per l'amore come l'acqua per i fiori. Aiutami, aiutami. Con un altro uomo, con un uomo come me, non avrei parlato. E perché umiliarmi di fronte ad un altro uomo? Ma tu no, tu sei nata cosa. Tu sei al di sopra di tutti i sentimenti che ci condannano a non aprire il nostro cuore l'uno con l'altro. Invidia, orgoglio, superiorità, finzione, egoismo. Ma io di fronte a te non ne sento. Io di fronte a te sono niente, mi sento niente. E mi fa piacere di sentirmi niente, di annientarmi. Così posso liberarmi del peso del mio essere che mi opprime. Aiutami. Aiuto. Guarda, io di fronte a te mi inginocchio. Aiuto. Aiutami tu, aiutami. Aiutami. Grazie. Hai sciolto la mia condanna.
Io fui condannato a vagare in questa casa fino a che un uomo non avesse parlato, come stai parlando tu. Sul tavolo. Guarda sul tavolo. Eh? È venuto il momento che devo sparire. Non mi vedrai mai. Avevate ragione voi. I fantasmi esistono. E come non l'ho visto, ci ho parlato. Voi siete un grande uomo. Come mi avete consigliato voi stamattina quando ci siamo incontrati, vi ricordate? Ho fatto precisamente come voi mi avete consigliato. Mi sono nascosto qua in casa dicendo di partire. Anzi, pensavo di passare tutta la notte, invece si è mostrato subito. Ma lasciate questo pacco di biglietti da 1000. Però dice che ha dovuto sparire per sempre, che ha sciolto la sua condanna, non si farà vedere mai più. Ecco, voi dite, sotto altre sembianze, è probabile, e speriamo, professore, speriamo, se no come si fa?